Devo dire che non me l'aspettavo pubblicassero così presto un nuovo video di evoluzioni Pokémon, ma a quanto pare vogliono finire prima del 24 dicembre, quindi sicuramente pubblicheranno la seconda e la prima generazione nelle settimane a venire, nelle prossime 2 settimane. È una mossa che non capisco sinceramente. Hanno saltato ben 3 settimane di pubblicazione per poi uscirsene e finire quindi il 23 dicembre, che è un giovedì. Non lo capisco, ma oggi. Nuovo episodio di Evoluzioni Pokémon, episodio 6, Il Desiderio. E oh, abbiamo Groudon, Kyogre e Rayquaza. Andiamo, va. Ah, quindi stavolta il titolo lo mettono così, all'inizio, tra l'altro, non alla fine. Aspetta. 1080p, Dopo il problema è che si smarmella un po' con YouTube se renderizzi in una certa qualità video, ma senza andare nel dettaglio. Ah, questa è la Torre dei Cieli. Bello. Sono particolarmente legato alla terza generazione. Per motivi che rimandano a quando andavo alle medie. Bellissimo periodo. Sei venuta allora. Ma grazie, come sono contenta. Meriti proprio un regalo, qualcosa di speciale per l'occasione. Osserva. Queste pitture rupestri narrano vicende tramandate dai miei antenati, il popolo delle meteore. Lascia che ti racconti tutta la storia. Ma no, andiamo direttamente a Rayquaza, nello spazio per Deoxys, dai. Episodio Delta, su. L'anno scorso cadde dal cielo un enorme meteorite che fratturò la superficie della regione di Hoenn. E fin qui, ok. Andrebbe un po' in conflitto con alcune L'energia naturale cose accumulata che sottoterra cominciò conosciamo. a fuoriuscire. Due Pokémon leggendari, Archeo Groudon e Archeo Kyogre, si risvegliarono al richiamo di quell'energia e iniziarono a Che contendersela, poi Archeo è la forma scontrandosi senza originale. sosta. Bello lui. Voglio dire, un'orca assassina contro un dinosauretto? Ma va, per favore. Vince l'orca, è ovvio. Un Leviatano, volendo. Non proprio orca, però. Gli uomini erano impotenti di fronte al loro furore distruttivo e potevano solo attendere che si placassero. Perciò iniziarono a pregare affinché Rayquaza, il Pokémon leggendario, potesse apparire sprigionando una luce abbagliante. Non si sa come lo conoscono, però. Questo Rayquaza, da dove è Grazie alle uscito? loro preghiere, gli uomini crearono un legame con il Pokémon e in virtù di quel legame il Pokémon leggendario subì una trasformazione. Vabbè. Non è forse ciò che accade con la mega evoluzione? Sì, però. Archeo Groudon e Archeo Kyogre si dileguarono nelle profondità del mare e della terra, e C'è nel mondo tornò a regnare la pace. qualcosa non riporta, però. Cioè, nel gioco viene raccontata così Il mio popolo effettivamente. eresse un'immensa torre per custodire la pietra dai sette colori, fonte del potere di Rayquaza. Magari loro non chiamavano Rayquaza, ma chiamavano un altro Pokémon. Chiamavano il Pokémon che vive nello stratodozono, che non si fa vedere agli occhi umani. Come lo conoscevano loro? Tramandato da antiche scritture? Può essere. Un po' strano. Andrebbe un po' in conflitto con quello che conosciamo di Sinnoh. Poi con Legend Arceus, secondo me, fanno un retcon assurdo, quelli di Game Freak e via.
A sto punto fanno come pare a loro. È giusto. Però vogliamo cancellare ma Horas? Ma che sarebbe caduto un nuovo meteorite. Ancora più grande dei precedenti. Un meteorite di dimensioni tali da annichilire il mondo per sempre. Ho riflettuto a lungo su come preservare la felicità del maggior numero di persone possibile in qualità di depositaria della conoscenza e della forza. Ah ah ah! Molto bene, qui si conclude la nostra storia. Ti do il benvenuto all'altare del drago. Lo spettacolo sta per cominciare. Fin da bambina, quando ero piena di paure, il mio cuore batteva talmente forte che sembrava volesse quasi scoppiare. Nei momenti difficili, ho sempre guardato il cielo. Ora avrai capito cosa ho in mente di fare. Voglio usare le pietre chiave della mega evoluzione per evocare Rayquaza e distruggere il meteorite che sta precipitando su Ön. Questa è la mia missione. Ön. Boh, pronuncia un po' tedesca. Ön. Dai, su, diamo sto mega Rayquaza, dai, dai. Dacci la ciccia. Va bene. È il momento. Con il gioiello in cui dimorano gli spiriti. Io ti invoco, Rayquaza! Quanto è bello Rayquaza, guardalo. Quanto è bello. Shiny? Ascolta Rayquaza, ascolta la mia preghiera. Rivela la tua vera forma. Ah no, aspetta. Avanti, ti prego, mega evolviti. E se invece fossi proprio Rayquaza a non avere energie sufficienti? Sono mega pietre diverse. E lei è la prescelta, ok. Quindi non era un colore nero perché era shiny, però vabbè. Ecco, questo è interessante. Ma l'ha trovata così la mega pietra? Cioè, era caduta da... Vabbè... Strano. Perciò la divinità protettrice di Ön, Rayquaza, ha scelto te. E non ha scelto me. L'unica persona in grado di dominarlo sei tu. Dirmi che ci fanno vedere lo scontro con Rayquaza, ma non con il meteorite. Madonna, oltraggio? O anche il dragospiro può essere. Bello. Stritola quelle braccione. Eh no, il cavolo. Ah, l'ha sconfitto. Ah, pensavo che si fosse liberato. Dico, porca miseria. Certo che ti fa rimanere di merda proprio. Tu che ti alleni una vita intera a pregare per catturare Rayquaza e poi arriva una persona che non si sa chi è. Così, Rayquaza dice no. Voglio allenatrice che non si conosce, che nessuno conosce. Via. Ti ringrazio. Ora mi rimane un ultimo compito come custode del segreto.
del mio popolo. Ok. Nei momenti difficili ho sempre guardato il cielo. Belli Pikachu, Brandon e May. Vabbè, allora. Particolare, mi è piaciuta la sceneggiatura. Alcuni punti erano davvero pensati bene. Peccato però per alcune cose che mancano. Cioè, era bello se avessero fatto vedere magari in un episodio 5 minuti più lungo lo scontro con Deoxys, col meteorite. Persa, ma bello, è sceneggiato bene, è interessante per chi non ha giocato Horus, e chi non ha giocato Horus sbaglia in partenza. Non è brillante come gli altri, però vabbè. Per me la terza generazione è particolare, un periodo in cui, diciamo, giocavo solo oro e argento, solo quei due giocavo, rosso l'avevo lasciato da parte, giocavo solo oro e argento. Se ne esce un giorno un amico mio vicino casa: oh Andre, c'ho Pokémon nuovo. Io, che cos'è Pokémon nuovo? Rubino e Zaffiro. Da lì esploso proprio, esplode il cervello, esplode tutto. Terza generazione, meccaniche nuove, le bacche, i nuovi Pokémon, le gare, e i Super 4 fortissimi, pazzi del cervello, proprio bella, bella, bella. Questo episodio è bellissimo, per carità, però io continuo a sostenere che l'episodio di quinta gen, una gen che non mi piacque particolarmente quando uscì, io la giocai nel periodo in cui Pokémon proprio avevo la scimmia pazza per Pokémon. La quinta gen non mi piacque per nulla. L'ho rivalutata poi giocandola, insomma, con una mente diversa, ma ancora oggi non è tra le mie gen preferite. La narrativa in quel gioco c'è, per carità, ma è tutto il contesto side per arrivare alla palestra successiva, per arrivare alla Liga Pokémon. Si svolge tutto alla fine. Con N. Quello che c'è prima è una noia pazzesca. E la terza gen invece, ogni volta che la gioco, ogni volta che magari vado a rivedermi la squadra che ho creato su Zaffiro e Rubino, non è semplicemente nostalgia. Perché ciò che provo è diverso da quando metto Pokémon Rosso Fuoco per rivedermi i Pokémon che avevo catturato. Quella è nostalgia. Invece su Zaffiro e Rubino e Smeraldo è qualcosa di diverso. Però questo episodio secondo me andava raccontato in maniera diversa. Per carità, la cosa che forse mi è dispiaciuta più di tutte è stato non vedere lo scontro con Deoxys, perché l'episodio Delta, per quanto possa essere un po' frettoloso, mi è rimasto in testa, mi è rimasto nel cuore, ed è forse la cosa più bella mai realizzata su un videogioco Pokémon ad oggi. Comunque sia, non mi dispiace troppo il video, ok? Non mi dispiace troppo. Ci sta, però nonostante la quinta gen non mi sia piaciuta particolarmente, ritengo ancora che l'episodio 4 sia ancora quello realizzato meglio. Non ci posso fare nulla, ragazzi, questo è il mio pensiero. Ed ora aspettiamo la seconda gen e la prima, sperando che... Insomma, la prima spero facciano vedere Mewtwo e non Mew. Perché secondo me fanno vedere Mew. Perché Mew è leggendario particolare. Speriamo bene.